cioè di non fumare per favore, perché vedo Manfredo che lì sta ai limiti dell'esaurimento. Grazie. Questa era solo una prova, non era l'apocalisse. Dai.
Benissimo, signore e signori, buonasera, io sono Graziella Bordacchini. Paolo Regnati. Salve, benvenuti a tutti. Allora, innanzitutto volevo spiegarvi il perché di questa canzone iniziale. That's What Friends Are For, questo è il titolo, è una canzone in inglese che hanno presentato degli artisti molto famosi: Elton John, Stevie Wonder, Gladys Knight e Dionne Warwick. L'hanno fatto semplicemente per i proventi della vendita di questo disco. Sarebbero serviti, sono serviti sicuramente, perché questo disco fatto nell'86 sarebbero andate all'Associazione per la Ricerca contro l'AIDS, che tutti quanti sappiamo che cos'è. Quindi i bambini hanno voluto essere presenti, diciamo così, con questa canzone ed aprire questa bellissima manifestazione, il 10° Festival di Primavera di Todi, con un omaggio, diciamo così, ecco, semplicemente essere presenti a questa importante, chiamiamola, avvenimento sociale, ecco. Anche quest'anno finalmente siamo riusciti, pur avendo moltissime difficoltà, a organizzare il Festival di Primavera, e siamo riusciti a organizzarlo per la 10ª volta nell'arco di 10 anni, e quest'anno diciamo che è una, diciamo che l'edizione è abbastanza straordinaria, nel senso che i bambini non canteranno delle canzoni fatte per bambini, ma canteranno delle canzoni degli anni 60. Quindi ecco, una formula nuova, speriamo che vi piaccia, loro sono molto entusiasti, quindi speriamo. Ce l'hanno messa tutta, questo dobbiamo dirlo. Sono mesi e mesi che provano, quindi se non altro per questo, certo. hanno avuto, insomma, bisogna applaudirli, ecco. Poi ecco, io volevo dire anche un'altra cosa. Volevo sottolineare che vi ringrazio, è la prima volta che facciamo questa presentazione, quindi siamo un po' emozionati. Speriamo che nel corso della serata riusciamo a soddisfare tutti. Grazie. Comunque un ringraziamento particolarissimo va indubbiamente agli sponsor, senza i quali non sarebbe stato possibile realizzare praticamente nulla. Se avete un attimo di pazienza, ve li elenco tutti pubblicamente. Allora, cominciamo da Sivi Giocare di Virgilio e Silvana Fattaglia. Studio Trentini in Piazza del Popolo a Todi. Poi l'impresa edile dei fratelli Svernicchia, via Primo Maggio a Todi. Poi c'è la Lennock Serramenti, via Tiberina Pantalla. La Commed Materiali Edili Pantalla. Ancora Ermelinda Parrucchiera per Signora, Corso Cavour a Todi. Renzini Abbigliamento Uomo Donna Bambino, Corso Cavour a Todi. Pizzeria della Consolazione Pozzo Beccaro, sempre a Todi. Nova Market Alimentare all'Ingrosso, via Angelo Cortesi a Todi. E linea ufficio concessionaria Buffetti, via Tiberina a Todi. Ecco, un grazie particolarissimo a tutte queste persone e a tutti i commercianti. La giuria, una gara, quindi indispensabile una giuria. Cominciamo, ve la presento. Cominciamo innanzitutto dalla presidente Fulvia Cialini Pirrami, che tutti quanti conosciamo, insegnante. Quindi la signora Cecilia Rossetti, è un soprano lirico, la ringraziamo di essere qui presente tra noi. Poi la signorina Paola Lupattelli, ciao Paola. Quindi il professor Manfredo Retti, buonasera, non ha bisogno di presentazione, un personaggio veramente emblematico, un nostro concittadino, la ringraziamo di essere presente anche a lei. Claudio Balfoni, insegnante. Quindi Vittorio Antonelli, ciao. Patrizia Marirossi, tutti personaggi che sicuramente conosciamo e che sono sicuramente al dentro della musica, vuoi per lavoro, vuoi appunto perché ne hanno fatto sicuramente una parte della loro vita. Benissimo, mi sembra che a questo punto abbiamo detto tutto. E io volevo un attimo, ecco, presentare anche l'orchestra che non sia doveroso, perché diciamo qui sono riuniti forse i migliori musicisti d'Utervi. Comincerei dal maestro Sergio Lupattelli. Normalmente si è un decano di questa manifestazione, perché quello che tu hai fatto il primo festival di Primavera, tu eri presente, no? Come chiesto? No, ti sei sbagliato, perché ero presente io. Sì, anche, no, ma infatti adesso arrivo. No, ero io, lui non c'era. Lui non c'era, no, guarda. Passando i conti dopo, forse i conti, no, guarda, forse i conti,
Comunque guarda, stavo dicendo. Facciami con una pelle, vabbè, comunque, anche a Gesto e Fabio, la batteria, lui sicuramente un regalo, allora che ha partecipato al 1968 alla prima edizione. Roberto Sforzini al basso. E Goffredo Di Capello alla costiera. Meglio conosciuto con il nome di Schultz. Schultz. O il conte Roberto Sforzini. Va bene. Allora, vogliamo parlare un attimo, Graziella, di come si svolgerà la gara? Benissimo, parliamo dei nostri bambini finalmente, ecco, è di loro che dobbiamo parlare soprattutto. Allora, sono suddivisi in tre gruppi, quindi sarà un primo, un secondo, un terzo gruppo, a seconda dell'età, che andrà dai tre, il primo gruppo dai 3 ai 5, 6 anni, poi dai 6 anni agli 8 anni e dai 9 ai 10 anni. Voglio dire una cosa innanzitutto, il primo gruppo, quello dei bambini più piccini, non parteciperà alla gara, diciamo saranno una mascotte per tutta la manifestazione, ecco, perché sono i più piccini. Basta, non c'è nient'altro da dire. Io volevo sottolineare una cosa, cioè la Gazzella e anche io ho detto gara, però diciamo che il Festival di Primavera non è una vera e propria gara musicale, diciamo, ma è uno spettacolo che vede protagonisti i bambini. Pertanto, diciamo, anche se ci sarà una premiazione e verrà stilata una graduatoria per i primi quattro, ci sembra opportuno sottolineare che questi bambini sono tutti bravi e diciamo che la graduatoria verrà stilata soprattutto perché loro possano cantare con il massimo impegno e dare tutto il meglio di loro stessi, ecco, soltanto per questo. Io direi di fargli di nuovo un applauso perché se lo meritano. Sono mesi e mesi che fanno le prove e veramente si sono impegnati. Cominciamo immediatamente allora. Tutti pronti? Allora, se voi siete pronti, i bambini sono pronti? Sì. I musicisti sono pronti, senz'altro. Quindi comincerei con la prima, forse fra i più piccini. E fra le più piccine è una bambina, Deborah Ruspolini. Ciao! Vuoi salutare? Sì, allora di un ciao forte forte a tutti. Ciao! Brava! Senti, mi dici quanti anni hai? Quattro anni, eh sì, è sicuramente fra le più piccole. Come si chiama la tua canzone? Amy. Magica? Magica Amy. Te la giuro io. Uguale. Va bene. Magica Amy, una canzone per bambini, se l'è scelta lei perché evidentemente guarda molti cartoni animati, è vero? Ti piacciono? Sì. Benissimo. Allora, magica Amy. Deborah Ruspolini. Aspetta, il microfono che lo tieni in mano perché credo che qui non ci arrivi, Lo tieni così. Va bene. Prego. Può sempre trascorrere.
gruppo Deborah Ruspolini di ascoltarci il secondo bambino del primo gruppo, Filippo Menna. Senti, che cosa mi vuoi dire? Che cosa vuoi dire a tutta questa gente che sta qui, è venuta a sentirti? Sei emozionato? Aspetta, guarda, c'è quel signore che ti deve fare una fotografia. Ci dobbiamo mettere così, va bene? Senti, come ti chiami? Filippo Menna. Quanti anni hai? Sei anni. Quindi vai già a scuola. Va bene. Vuoi salutare qualcuno? Chi? La mamma. Papà. Dove sono? Li vedi? Mamma. Ah, ma sono proprio qui davanti la tua mamma. Guarda, il tuo papà sta lì, li vedi? Bene. Allora, vuoi dire come si chiama la tua canzone? Mila e Shiro. Mila e Shiro. Memole.
sigla! Brava, allora chiudiamo questo orzetto, d'accordo? Allora, puoi andare sul coro? Poi dopo lo riprendo, quindi da pastiglia. Benissimo, allora adesso chiamiamo Valentina Alberti. Ciao. Allora, Valentina, che cosa mi dici? Sei emozionata? No. Brava, senti. Che canzone canti, ti ricordi? Ciao. Come? Ciao, ciao. Dove l'hai sentita questa canzone per la prima? La sigla della casa dei bambini. Senti, Valentina, quanti anni hai? Sei. 6 anni, va bene Valentina. Allora Valentina Alberti canta ciao ciao. Francesco Alchi. Allora, gli eredi dei Riviera questi saranno, eh? Allora, Maurizio
Maurizio Martella, senti, c'è il babbo qui? Sì. Me lo fai vedere dov'è? Dopo lo facciamo cantare anche a lui, eh? Va bene. Tu quanti anni hai? Sei. Qui invece abbiamo Francesco Albi. Francesco Albi, eh? Quanti anni hai, Francesco? Quattro? Hai perso la lingua, Francesco? Fai vedere a me. Hai persa? Hai perso la lingua? No. No. Allora, canti una canzone. Senti, che canzone cantate? Te lo ricordi? Sì. Sei diventata nera. Ti ricordi di chi era questa canzone? Chi la cantava? No. Non te lo ricordo. Pianello. Bravissimo. Allora, Maurizio Martello e Francesco Albi cantano Sei diventata nera. Thank you.
Bisogna sapere,
Allora Mauro Pimeri ha cantato Bisogna saper perdere. Adesso chiamiamo Lucia Sabatini. Ciao Lucia, quanti anni hai? 7. Quanti? 8. 8? Non te lo ricordo, 7 o 8. Ce n'ho 8. Senti, allora tu che canzone canti? Mondo d'amore. Di chi è questa canzone? Chi? Gianni Morandi. Benissimo. Senti, la vuoi dedicare a qualcuno? C'è la tua mamma qui? Alla? Mia sorella. Va bene, la dedica alla tua sorella. Come si chiama tua sorella? Elena. Elena? Va bene, allora Lucia Sabatini canta Un mondo d'amore e la dedica alla sorella Elena. Lucia Sabatini ha cantato Un mondo d'amore. Adesso chiamiamo Alessio Prezzanera. Ricordo che questi sono sempre i ragazzi del secondo gruppo, eh? Tu, Alessio Prezzanera, di anni? 7. Guarda Alessio, di anni 7, va bene. Che classe fai adesso? La seconda elementare. Sei bravo a scuola? Pochino. Tu sai che fai arrabbiare la maestra, lo dì la verità. Pochino. Chi è la tua maestra? Amici. Chi? La signora D'Amici. Va bene, senti, che canzone ci canti adesso? Sapore di sale. Sapore di sale, sapore di animale. Di chi era questa canzone, ti ricordi? Di Gino Paoli. Di Gino Paoli, benissimo. Allora, Alessio Prezzanera canta Sapore di sale, sapore di mare, sapore di sale. Sapore di sale.
rosse. La canta Giovanna Fili. Quanta gente c'è che è portato? I miei nonni, sì. Benissimo, tutta la famiglia, insomma. Guarda lì, benissimo. Allora, rosse rosse. Thank you.
vero? Proprio. Bene, con lui, con Francesco, abbiamo concluso allora il secondo gruppo di canzoni. E penso allora che siamo arrivati al termine di questa seconda parte. Ma infatti, la nostra impareggiabile Graziella si è ricordata che questa sera adesso c'è un intermezzo speciale, così speciale che io per la prima volta nella vita mia ho messo la cravatta, nemmeno quando ha sposato la sorella, chissà se c'è. È perché devo farvi un annuncio, una presentazione veramente molto molto speciale. State vedendo come mi stanno guardando i bambini, non lo sanno nemmeno loro perché è una novità in ordine assoluto. Dunque, adesso vi presento un bambino che viene da lontano e per questo motivo non è in gara con gli altri ragazzini. Fortunatamente per loro, perché è così bravo che avrebbe vinto sicuramente lui. E sfortunatamente per lui, perché avrebbe riportato a casa sicuramente un bel premio stasera. E invece purtroppo è fuori gara e quindi non può gareggiare. Dunque, questo bambino, vi dicevo, viene da molto lontano, ve lo dirà lui stesso da dove viene. Vi posso assicurare soltanto che è un bambino eccezionale, di quelli che hanno tantissime doti come intelligenza, bellezza, simpatia, eccetera, eccetera, eccetera. Poi avrete modo di constatarle da soli. Signori, io pregherei Graziella di andare a prendere questo ospite eccezionale e di accoglierlo con un grandissimo applauso. È con noi questa sera Paolo Gagliardelli. Ecco, adesso per Paolo io preparo il microfono, c'è sempre qualche problema di ordine tecnico. Ecco, benissimo Paolo. Allora, tu, come dicevo prima, vieni da molto lontano. Dici da dove vieni? Sì, vengo da Bagno di Romagna, in provincia di Forlì. In provincia di Forlì, eccezionale. Sì. I romagnoli veramente hanno qualcosa di speciale nel sangue, no? Per quanto riguarda la musica, per esempio, no? Beh, certo. Io ne so qualcosa anni e anni di liceo. Ah, beh, certo. Ecco. Benissimo, allora, quanti anni hai Paolo? Perché mi sembri un po' sviluppatino. La mia mamma dice che ho 3 anni, ma secondo me ce ne ho 4 e mezzo. Comunque, anche se ce l'avessi 4 e mezzo, bisogna dire che effettivamente le cure... Che buono! Devo suonare, sennò ubriaco. Ma che ti fa bene, che fa bene, fa crescere. Io mangio sempre le calecche, sono cresciuta così. Va bene, adesso però veramente non mi va. Semmai dopo, se me la metti da parte, perché vedo che ce ne sarà... Ah, è buona. Forse anche per tutto il corpo, è grande un bel po'. Benissimo, allora, tu vieni da Forlì. Sì, no, Bagno di Romagna. Ah, Bagno di Romagna, in provincia di Forlì. Sì, hai ragione. Benissimo. Tu vieni da là, cioè, e sicuramente a 4 anni e mezzo frequenterai l'asilo. Beh certo, faccio i grandi e poi dopo vado a scuola. Accidenti, sì. Bravissimo. Hai riportato qualche successo, qualche lode, qualche elogio. Ma no, c'è suora Alberta che mi dà sempre scapaccioni. Perché dice che sono un bambino cattivo perché dico sempre le parolacce. Però io ci voglio bene lo stesso, la suora Alberta. Ah beh, queste cose non si fanno, comunque sappiamo che sei buono nel fondo dell'anima, nel profondo. Sì, no? Ci voglio tanto. Benissimo, bene. Certo. Oh, vuoi un po' di lecca lecca? Ho detto di no. Non ti fa bene, non fa crescere. Non insistere perché veramente mi fa male, ubriaca. Io stranamente ubriaco col dolce, non lo so perché. Se vedi non ci sono abituato. Vabbè, allora Paolo Gagliardelli, che viene da Forlì. Da Forlè, no, da Forlè. L'ho detto, vengo da Bagno di Romagna, provincia di Forlè. Va bene, sì, però adesso quando ti domando, siccome non lo conosco, dico sempre la provincia di Forlè. Perché non ci sei stato? Ci andrò presto perché penso che meriti veramente. Allora, no, sarai sicuramente, non è che sarai venuto da solo, sarai stato accompagnato da qualcuno, credo. C'è la mia mamma. E dov'è? Boh, laggiù, guarda. Lei è messa per la gente lì. Ciao mamma! Io veramente non la vedo, ma dimmi com'è, carina? Ma cos'è di qua? Ma cos'è di qua? Lo dico a mio papà, papà, guarda che c'è lui che vuole vincere la mamma. No, guarda, ecco, i bambini d'oggi sono, non si sa perché sono così maliziosi, ma io pensano sempre al peggio, dicevo così per dire, no? Sì. Accidenti, non si può fare così. Oh, Paolo Gagliardelli, che cosa farai da grande? Ma a me piacerebbe fare il pompiere. Il pompiere? Sì. E perché? Ma perché, che cosa ti devo dire, non lo so, è stata mia mamma che mi ha detto, guarda, tu da grande fai il pompiere. Io ho detto, va bene mamma, allora è così. Ah, bellissimo, si vede che tua madre è molto molto convincente, tu gli dai questa, sei un bambino veramente bravo. Beh. Prima ti hanno dato tantissimo, ma veramente te lo meriti. Ecco, bravo. Si vede che mangia questi leccalecca perché ha 4 anni e mezzo, insomma, quasi 1,70 m. Benissimo, allora, così cresce. Ho detto dopo. Senti Paolo, sì. Allora adesso spero che ci canterai una canzone perché tu so che sei veramente un enfant prodigio. Ah, beh, sì. Uno di quei bambini che a questa età sanno cantare veramente in maniera eccezionale come i grandi.
Sì, però io mi vergogno un po', Ma non ti preoccupare, visto loro come sono sportivi, come sono calmi, come sono sereni. Sì, sì. Tu canta tranquillo, allora io pregherei l'orchestra di iniziare le note della tua canzoncina. Devi far fuori, devi tenere. Va bene, posso anche assaggiare? Meglio di no, eh? Meglio di no. Va bene. Allora vi lascio con Paolo Gagliardelli che vi canta una bella canzoncina. Prego, orchestra. Questo della primavera, quanti bimbi papputelli, quante mamme emozionate. C'è la Katia, la Graciella, c'è la Paola e la Tiziana, un bel mucchio di bambini, ma il più bravo è Gagliardini. C'è l'orchestra, le Printem, c'è il maestro Lupatelli, una giuria di grandi esperti che i migliori premierà. Oh, che festival è bello quello di primavera, questo festival di primavera. Non me lo ricordo più, io la canzoncina, voglio la mia mamma, voglio andare a casa, non ci voglio stare più con io. Ma non ti preoccupare, ti sei ascoltato l'ultima frase, non sarà mica la morte del mondo. Consoliamolo con un bel applauso, ringraziamolo per il suo intervento straordinario. Grazie. Ah, sì. Allora, lei che non me la vedi che... Ah, scusa, ah, scusa, c'hai ragione. Vieni. Grazie. Ciao. Cominciamo la gara, terzo gruppo di bambini che partecipano a questa decima edizione del Festival di Primavera. Daniele Caprini. È un po' emozionato, effettivamente, vero? Sì. Allora, cominciamo a fare quattro chiacchiere. Vediamo, quanti ne hai? 10 e mezzo. 10 e mezzo, sei abbastanza grandino, no? Sì, ma te lo sto trovando di giusto. Chi te l'ha detto questo? Alla discesa. Vabbè, senti, come si chiama la canzone che presenti questa sera? A chi? Chi l'ha cantata? Te lo ricordi negli anni 60? Passo via. Bravissima, sei tutto. A chi? Daniele Caprini. Yeah.
male. Barbara. Ciao. Vuoi salutare qualcuno prima di tutto? Sì, papà e la mamma. Benissimo, gliela vogliamo dedicare questa canzone? Sì. Va bene. Come si chiama? Stessa spiaggia, stesso mare. Oh. Benissimo. Barbara Servini, stessa spiaggia, stesso mare. Stessa spiaggia, stesso mare, è una ragazza, una bambina del terzo gruppo. Adesso presentiamo Valentina Morigoni. Valentina Morigoni. Ciao Valentina. Quanti anni c'hai Valentina? 9. 9 anni, benissimo. Che cosa ci canti? La fisarmonica. Sai di chi era questa canzone? Gianni Morandi. Senti, qui sono i tuoi genitori? Sì. Vuoi salutare? Sì. Ciao. Ti dedichiamo la canzone, c'hai anche il fratellino, ti dedichiamo la canzone. La sorella? Alla mamma e babbo. Benissimo, allora Valentina Morigoni, la fisarmonica. Stasera
Adesso chiamiamo Gianluca Ricci. Gianluca, come mai tutto questo tempo? Boh, ti sei portato tutti gli amici di scuola, eh? Di la verità, eh? Sì. Va bene, senti, che canzone ci canti? Lì in mezzo ai gatti. Chi è la canzone, lo sai? Johnny Dorelli. Non fare una domanda, Gianluca, senti, ma questa canzone l'hai scelta tu o te l'hanno assegnata? No, me l'hanno assegnata. E come te l'hanno assegnata? Che abbiamo estratto. Cioè avete fatto un sorteggio. Ecco, infatti volevo sottolineare questo, che le canzoni, i bambini sono state assegnate con dei sorteggi, quindi non è che c'è stata una scelta personale, ma sono stati dati con dei sorteggi. Benissimo, allora ci canti L'immensità di Johnny Dorelli. Benissimo. Yeah.
Caterina Caselli colpisce a cuore, in quanto abbiamo ancora un'altra canzone di Caterina Caselli. Nessuno mi può giudicare, famosissima. Katia Rossi. Ciao. Emozionata? Normale. Senti, quanti anni hai? 11. Benissimo, terzo gruppo, quindi i bambini più grandi, eh? Sì. Vabbè, vuoi salutare qualcuno? Fratello Patrizio. Allora, un salutone a Patrizio, nessuno mi può giudicare. La verità mi fa male, lo sai. La verità mi fa male, lo sai. Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu. Lo so che ho sbagliato una volta, non sbaglio più. Dovessi pensare a te, è stato per quanto a me. C'è già gente che ce l'ha su come me. Io so che ognuno ha diritto di vivere come. Solo qualche secondo di pazienza che si rotta la chitarra. Ma te sei sempre un solito, non te ci porto più qui, va bene, non è successo niente, credo. Va bene. Una tristezza
così, non lo sentivo da mai, ma poi la mamma arriva e allora tutto passò. Adesso chiamiamo Arianna Baccarelli. Ciao Arianna. Allora Arianna, che canzone ci canti? Bronzatissima. Di chi è questa canzone? Me lo ricordi? Lo sai una cosa? Non me lo ricordo neanche io. Allora lo chiediamo ai maestri musicanti. No, ma io l'ho fatta apposta perché io me lo ricordo, però ero sicuro che loro non se lo ricordavano, va bene. È di Edoardo Vianello. Sei un decano, sei un decano, ma non te lo ricordi, eh? Giustissimo, vabbè. Allora. Ben pagato. Va bene, allora, Arianna Baccarelli ci canta Abbronzatissima. Lo vuoi dedicare a qualcuno? A chi? Alla mamma e papà. Alla? Alla mamma e papà. Benissimo, allora ti lascio, eh? Come bello sognare
Paccarelli, abbronzatissimo. Adesso chiamiamo Luisa Picchiantano. Ciao Luisa, c'hai una pettinatura, voglio l'ultimo amore, eh? Chi te la fa questa pettinatura? Marchiere. Va bene. Senti, che canzone ci canti? Bandiera gialla. Non lo chiediamo a loro chi la canta, perché sicuramente non lo sanno, io lo chiedo a te. Gianni Bettinari. Gianni Bettinari, benissimo. Senti, la vuoi dedicare anche tu a qualcuno? Sì, a mamma e la nonna. La mamma e la nonna, va bene. Senti, una cosa voglio chiedere, quanti anni hai? Quanti anni hai? 11 e mezzo. 11 e mezzo, benissimo. Allora, Luisa Picchiantano canta Bandiera gialla. Sì, questa sera è festa grande, noi scendiamo in pista subito, e se vuoi divertirti vieni qua, ti terremo fra di noi e ballerai. Questa è una cosa degli avanti, perché yeah.
Prima di chiamare il prossimo bambino, volevo ricordare un attimino gli sponsor che hanno permesso di poter mettere in piedi questa manifestazione. Allora, Sivi Giocare di Virgilio e Silvana Pazzaglia, Studio Trentini, Impresa Edile Fratelli Sbernicchia, Lenox Serramenti e Comed Materiali Edile. Allora, siamo arrivati adesso a Michele Martorelli che ci canta una canzone di Gianni Morandi. Si chiama, hai sentito questa canzone? C'era un ragazzo come me, amava i Beatles e Rolling Stones. Ma tu lo sai chi sono i Beatles e Rolling Stones? Due complessi. Va bene, va bene. Senti, sei emozionato? Abbastanza. Come mai sei emozionato? Hai visto, hanno cantato tutti quelli prima di te, sono stati bravissimi, quindi anche tu sarai bravissimo. Speriamo. Allora, Michele Martorelli, c'era un ragazzo che come me. Thank you.
Bene, io direi di fare un applauso all'orchestra, che credo sia un meglio. E anche a coro, chiaramente. Va bene. Banda Toppetti. Ciao, Anna. Che canzone canti? Riderà. Io penso che sia una canzone adatta a te, perché tu sei sempre allegra, sei sempre la faccia sorridente, quindi penso che meglio ti potrei capitare. Senti, chi la cantava questa canzone? Senti Vanna, gli vogliamo dire quanti anni c'hai? 10. Benissimo. Allora, Vanna Toppetti, riderà. Lei che cosa cantava? Memole dolce memole, benissimo.
Tu invece completano un genere completamente diverso. Va bene, Little Tony è una canzone di Little Tony, appunto, l'abbiamo già detto. Cuore matto, Francesca Tomba. Un cuore matto che ti segue ancora, e giorno e notte penso solo a te, e non riesco a farmi mai capire che tu vuoi bene a me e non a me. Un cuore matto, matto da regare. Adesso chiamiamo Alessandro Ciocco. Ciao Alessandro. Ciao. Che canzone ci canti, Alessandro? In ginocchio. In ginocchio da te. Senti, qui chi c'è? Qualcuno della tua famiglia? Sì. Chi? Babbo. Mi fai vedere il babbo? No. Lo vogliamo far vedere su il babbo? Quello senza? No, 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 non diciamo. Non l'ho detto io, eh. È stato... Va bene, Alessandro Ciocco canta In ginocchio da te. E di chi è questa canzone? Morandi. Va bene. Thank you.
abbraccerò. Ancora i sponsor, Sivi Giocare di Virgilio e Silvana Pazzaglia,
Studio Trentini, Piazza del Popolo, Impresa Edili Fratelli Svernicchia, via Primo Maggio, Lenox Serramenti, via Tiberina Pantalla, Comed metalli, materiali edili, sempre a Pantalla. Benissimo, passiamo al, se non sbaglio, al terzultimo bambino, sempre del terzo gruppo, anzi una bambina, Maida Mazzoli. Maida Mazzoli che canta? Azzurro. Di? Cioè, Adriano Celentano. Adriano Celentano, benissimo. Quanti anni hai, Maida? 11 e mezzo. 11 e mezzo? 11 e mezzo. 10 e mezzo, ripetuto. 10 e mezzo. Benissimo, allora, ti preparo il microfono e poi ci canti questa canzone. Thank you.
zitti che ripia tutto, questo lo posso andare. Abbiamo sempre qualche piccolo problema tecnico. Questa volta San Antonio c'è chiuso. Siamo arrivati all'ultimo concorrente della serata, che è una bambina, esattamente, Anna Orsini, che ci canterà, Graziella? Il cielo in una stanza. Allora chiamiamo Anna Orsini. Questa stanza non ha più
niente più niente al mondo, suona un'armonica, mi sembra un organo che vibra per te e per me su nell'immensità del cielo e per me chiuso la serie dei concorrenti. Adesso non ci resta altro che attendere il verdetto della giuria. Speriamo che, celere. Ripeto anche da chi è composta: dalla signora Fulvia Cianini Pirrami, presidente, dalla signora Rossetti Cecilia, dalla signorina Paola Lupattelli, dalla signorina Patrizia Marirossi, dal signor Manfredo Retti, dal signor Baffoni Claudio e dal signor Antonelli Vittorio. Allora, i bambini sono un po' stanchi, li scuserete se si siedono un attimo, vero? Io continuo a puntualizzare il discorso che ho fatto prima, cioè il fatto che anche se verrà stilata una classifica per i primi quattro, direi che i bambini sono stati tutti bravi, quindi non ci sarà né un vincitore né un vinto, io direi che saranno tutti allo stesso livello, affettivamente parlando sicuramente. Quindi io vorrei ancora di nuovo un applauso, perché questi bambini hanno veramente faticato per fare quello che sono riusciti poi a dimostrare. Li ricordiamo tutti uno per uno, a cominciare da Deborah Ruspolini, Filippo Menna, Tomba Valentina Alberti, Maurizio Pantella, Francesco Albi, Francesca Bazzaglia, Mauro Primieri, Lucia Sabatini, Alessio Pezzanera, Giovanna Pini, Francesco Pantella, Daniele Gavrini, Barbara Servini, Valentina Moriconi, Gianluca Ricci, Katia Rossi, Claudio Ubaldi, Arianna Baccarelli, Luisa Picchiantano, Claudia Conti, Michele Martorelli, Ilaria Filoia, Vanna Toppetti, Francesca Tomba, Alessandro Cionco, Elena Poponi, Maida Mazzuoli, Simone Tintillini e per ultima Anna Curzini. Eccoli qua, i vostri bambini. Sono stanchi e sudati e affaticati. Intanto che aspettiamo, io vi rileggo un attimino gli sponsor della serata. Sivi Giocare di Virgilio e Silvana Pazzaglia, Studio Trentini, Impresa Edili dei Fratelli Sbernicchia, Lenox Serramenti, Comet Materiali Edili, Ermelinda Parrucchieria, Renzini Abbigliamento Uomo, Donna e Bambino, Pizzeria della Consolazione, Nova Market Ingrosso Alimentari, Linea Ufficio Concessionaria Buffetti e tutti gli altri commercianti che hanno aderito, anche se magari in parti più piccole degli altri che ho appena nominato, ma hanno nello stesso modo contribuito. Neutro Plus sponsor morale, certo, ricordiamo anche i musicisti. Indubbiamente abbiamo
Allora, il decano, questa volta ve lo dico così almeno, ve lo dico del festival, Ceste Fabbri, alla batteria, al basso, Roberto Sporzini, alle tastiere, Lidia Bella Goffredo, due tastiere preciso, e alla chitarra, Sergio Lubertelli. Al mixer, alla regia audio, Paolo Pacini, che è laggiù nascosto, nessuno lo vede, ma è presente. Ha contribuito moltissimo alla riuscita di questa manifestazione. Chiedo scusa a nome di tutta l'orchestra per gli arrosti che abbiamo combinato stasera, però avevamo pochissimo tempo per provare. Ci sono dei bambini che hanno provato perfino una volta soltanto, e massimo tre volte, insomma abbiamo fatto l'impossibile, ce l'abbiamo messa tutta, scusate. Allora, quando la giuria sarà pronta? Noi siamo qua ad attendere tutti, come tutto il pubblico, d'altra parte. Com'è? Avete già fatto? Siete già... Devono solo compilare, benissimo. C'è qualche bambino che vuole fare dei saluti alla propria mamma, al proprio papà? Chi è? Chi è? Vieni qua, dai. Tiè, io ti lascio il microfono. Ah, ti lascio il microfono e tu gli dici qualche cosa. Voglio dare un gran saluto alla mamma e mio papà. Sono venuto fuori altro. Fuori altro. Non devi venire fuori altro. Pensi, c'è qualcun altro? Beh, vieni. Ma non abbiamo detto come li chiamano, Adesso pensate. Tu? Io voglio fare un saluto ai miei genitori, ma soprattutto a tutto il pubblico che mi ha seguito. Qualche un altro? Filippo. Voglio salutare la nonna di stamani. Mamma. C'è a Ceste Fabbri che voleva dire qualcosa? Sì. No, perché stasera allora, sei messo la cravatta, quindi bisogna che lo faccio vedere. La primissima volta in vita mia dopo gli esami di maturità. Sì, va. Quando il povero preside per i bilancini mi impedì di entrare e se non portava la cravatta dovevi tornare a casa, metterla in tutta fretta e andare dagli esami. Va bene. Beh, comunque non era questo che ci voleva. Sì, no. Vuole dire che penso che questo festival, grazie in piedi, debba soltanto, cioè è stato fatto soltanto per il grandissimo contributo di tre signorine che sono state veramente infaticabili. Ecco, stavo dicendo che non bisogna salutare, ma io voglio salutare tutti voi. Dunque sono Tiziana, Katia e Paola che pregherei di venire qua insieme con noi. Allora, dato che tu a Ceste mi hai preceduto, c'è un bambino, Martorelli, non mi ricordo il nome, che deve dire due paroline nel microfono. Comunque a sto punto io direi che Tiziana, Paola e Katia di venire in palcoscenico. Un applauso per favore. Anche perché sono anche carine, quindi non è che ci stanno male sul palcoscenico. Che non vogliono venire, oh. Oh, ci vuole un applauso veramente grande per cui se lo sono meritato. Perché se questa manifestazione è riuscita, lo dovete soprattutto a loro, lo dobbiamo. Hanno avuto la pazienza di imparare le canzoni dei bambini. Allora, se fate un attimo. Sì, infatti. C'era.
Allora, io volevo salutare gli amici di scuola e il professoressa. C'era in merito alle a Tiziana, Paola e Katia, c'è Martorelli che deve dire qualche cosina. Devo chiamare qui sul palco alcuni miei compagni di scuola, che sono Alessandro Scionco, Francesca Romba, Mara Mazzuoli, Claudio Bardi e tale. Adesso lascio la parola a Mario. E anche Daniele Gabrini. La nostra maestra, sperando che anche noi da grandi ci comportiamo come voi, vi ringrazia per l'aiuto datole. Credo che abbiano una medaglia, esattamente, una medaglia. Dalla mamma di Franco Todi, 11487. L'unico teatro veramente che noi abbiamo adesso a Todi, e sono stati molto molto gentili e comprensivi. Forza ragazzi, siete stati veramente grandi applausi e ci sono le prossime. No, perché se no vi prendo il sponsor. Anzi, io sapete che faccio, vi ripeto tutti quanti. Ma no, per questa volta vi perdono. L'avrete notato sicuramente due cose: i lustrini di Graziella e lo smoking di Paolo Gagliardini. Sensazionali, eh? Apposta per voi. Va bene. Allora, aspettiamo questo verdetto. Com'è, dici Sergio? Canto io? Ah, mi devo cantare, no, non posso. Li facciamo cantare al Chester. No, non li vuole cantare al Chester. Vabbè. Giusto, c'è piove parecchio, c'è l'orto tutto inondato d'acqua, addio. Va bene. C'è nessun altro bambino che vuole salutare il nonno, nonna, la zia? Sì. Eh? Mauro, vieni qua, Mauro. I compagni di scuola e la maestra. Senti, come si chiama la tua maestra? Vieni qua, vieni qua. Mauro, vieni, vieni qua. Come si chiama la tua maestra? Adriana Dominici. Vieni qua, non ti potevi venire. C'hai fretta di tornare a sedere. Che classe fai? Seconda elementare. Dove vai a scuola? A San Fortunato. San Fortunato. Dimmi. Babbo Mariano. Va bene. C'è qualcun altro? Vieni qua. Chi ti vuoi salutare? La cugina e la Rita e la Michela. Ma la cugina è qui? Sì. Dov'è? Come si chiama? Simona. Poi c'è nessuno, i genitori sono qui? Sì? Va bene, senti, tu che classe fai? Non vai a scuola. Non vai a scuola? E come mai non vai a scuola? Che no. Vabbè, ci vai il prossimo anno? Sì. Eh? Sì. C'è voglia andare a scuola? Sì.
brava. E va bene, va bene, va bene. Che io? No, io no. No, perché a Chester mi chiede se voglio raccontare. Ma quel bambino di prima, che fine fa? È andato a casa. È andato a Forlì. L'ho mandato a Forlì perché... Beh, non era allora a casa. Allora visto che c'è da aspettare qualche secondo, adesso... No, no. Il tuo mi racconto la barzellettina? Sì, dunque. Allora c'è un signore il quale... Questa non era l'apocalisse, era un fischio dovuto alla spia. Sì, anche la musica perché fa sempre lo sottofondo dell'atmosfera, sì. Il quale signore, vi dicevo, ad un certo momento si mette in testa di comprare un pappagallo. Vorrebbe comprare un pappagallo bello, particolare, e va in un negozio specializzato dove vedono tutti i canarini, ecco i canarini che cantavano questi, insomma, no? E vede ad un certo momento da una parte vede un meraviglioso pappagallo, tutto colorato, tutto bello, grande, quegli quei colori meravigliosi che vengono dai tropici. E allora chiama il gestore del locale, del negozio, e gli fa, senta, dice, io quasi quasi mi interesserebbe quel pappagallo lì. Dice, mi dice quanto costa? Signore, quello è un pappagallo di serie A, quello costa 1 milione. Dice, mamma mia, per 1 milione, dice, che farà mai? Ma scherza, dice, quello è un pappagallo eccezionale, lo sa parlare il francese, il tedesco, l'arabo, l'inglese, un sacco di lingue. Mamma mia, sembra impossibile, comunque. Poi ne vede da un'altra parte, ne vede un altro, sempre molto molto bello, elegantissimo, tutte queste penne colorate. Le fa, senta, dice, quello quanto costerà? Signore, dice, quello costa ancora di più, 2 milioni. 2 milioni? E che farà mai questo per 2 milioni? Ma scherzo, quello a matematica è fortissimo, fa il calcolo esponenziale, le radici quadrate, le radici cubiche, dimostra i teoremi, è un mostro veramente, è spettacolare. Mamma mia, dice, eccezionale, però, certo, 2 milioni sono un po' troppi per me, non me lo posso permettere. Allora vede un altro ancora in un angolo, bello anche quello, meraviglioso, tutto colorato, con queste penne belle, così, elegantissimo, con un contegno eccezionale. E gli fa, dice, senta, quello laggiù in fondo quanto costa? Signore, dice, quello è ancora più caro, costa 3 milioni. E madonna mia, dice, per 3 milioni che farà mai? Guardi, quello che fa non lo so, però so che quell'altri due lo chiamano professore. Un attimo che controllo bene. Ma volevo dire, si parte sempre dagli ultimi. I pari merito, se volete li facciamo riascoltare. Non so se è caso di riascoltarmi subito oppure questo... volete. Sì, forse facciamo così. Dopo. Come volete voi. Siete voi la giuria, se volete. Allora, Claudia Conti, non son degno di te, con 62 punti. Pari merito con Katia Rossi, nessuno mi può giudicare. Riascoltiamo queste due canzoni di modo che la giuria abbia uno che dovete scegliere. Ok? Ho cantato per il terzo e il quarto posto, quindi per gli altri due non ci sono problemi. Non ci sono pari merito, per cui sappiamo già chi è primo e chi è secondo. Aspettiamo un attimo per avere un verdetto decisivo. Ricordo ancora che cioè, il quinto posto, no, insomma, se non mi ricordo più, dal quinto posto in giù i bambini sono arrivati a pari merito, eh? Grazie. Quarto classificato in questa 10ª edizione del Festival di Primavera, non son degno di te. Claudia Conti. Claudia Conti. Terza classificata, nessuno mi può giudicare, Katia Rossi. Secondo classificato con l'immensità, Gianluca Ricci. Vince questa edizione del festival
con Lisa dagli occhi blu, Simone Tintin. Simone era emozionatissimo. Sei contento? Ok. Allora, per la premiazione ci sono delle coppe da consegnare a questi bambini. Primo, secondo, terzo e quarto posto. Io direi di fargli cantare la canzone e poi le facciamo ricantare. Poi passiamo alla premiazione. Va bene. Lisa dagli occhi blu. Questa targa è per il complesso.
rappresentante di Fabio, vieni con io. Vieni Fabio. Grazie tantissimo, siamo veramente molto commossi perché penso che in tanti anni di carriera è la prima volta che ci danno qualcosa. Fabio, vieni, vieni. Grazie, grazie ancora. Siamo veramente commossi, non ci ho parole. Bene, ce ne sono delle altre? Vieni, vieni. Questa? E questa è Peppa. Ciao, Nanda. Va bene, allora passiamo. Grazie. Gazzella. Grazie perché non ci aspettavamo sicuramente. C'è scritto il ricordo della 10ª edizione del Festival di Primavera, 11 aprile 1987. Grazie. Dobbiamo a questo punto penso premiare i vincitori, i bambini che hanno vinto. Pregherei, se ancora in sala e non la vedo più, la signora Martelli di salire qui perché deve premiare. Signora Martelli, va bene? Deve premiare il primo classificato. No, deve passare dall'altra parte, grazie. Allora, intanto Simone, se ti vuoi preparare, c'è una stupenda coppa per te. Intanto che arriva la signora Martelli te la consegnerà proprio ufficialmente, con tanto di foto, insomma, tutto in regola, va bene? Questa. Un po' di pazienza perché la signora deve passare, deve fare tutto il giro. Eccola. Il secondo classificato vorremmo che fosse premiato dalla signora Rossetti.
passiamo alla premiazione del terzo classificato, anzi terza classificata perché non nomina, Katia Rossi. La premia, ti ricordo, scusate, la signora Cianini. Deborah Ruspolini.